Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, the cycle hums, ready to race to you. I'm a genius! These days are all. Every sky has a room. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' me all week long. These days are all happy and free. These days are all chillin' and free. These days are all happy and free. These days are all chillin' and free. Saturday, what a day. Dobbiamo dire una cosa, io mago. 3, 2, 1, it's boss time! Vesuvi! It's boss time! Ora Logan, due cose. Era ieri sera nell'ingresso del marito. E su Twitter ha cambiato il nome e si fa chiamare Sarah Rowe adesso. Non si poteva sposare con SmackDown, che è meglio. Chi? Con SmackDown, che cazzo è? Rowe SmackDown. A me il bastone. Dov'è il bastone? No, no. Dov'è il bastone? Zelina Vega si nasconde sotto il ring, eh? No. Sai che è una grande tattica? A few moments later. This is such good shit. No! E Big E eliminato da Samoa Joe. Nia Jax, fanculo. No. Nia Jax attacca Art Truth per motivi inspiegabili. Perché Nia Jax entra nella Royal Rumble col 30. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? No, io ho paura. Boni. Rollins vince la Royal Rumble. Ecco, questo pay-per-view è sponsorizzato dal film di Page, l'altro sì. Film di Page, non quello. No, dai, no. Perché se vuoi parlare di bellezza per un tag team, gli American Males non si battono. Mitico! Quiet on the set. Can we please have quiet on the set? Allora, Shane non voleva fare coppia con Miz, ma hanno fatto un patto: se tu vincerai i titoli con mio figlio, avrai il suo nuovo bambino. In che senso, scusi? Beh, gli ha venduto il nuovo pargolo per avere suo figlio. Come gliel'ha venduto? Il padre che dice: hai diritto for the people. This is incredible, Nigel. Io l'ho detto, a WrestleMania, Brian contro Ali. Ali secondo me strapperà il titolo a Brian quando vincerà il Money in the Bank. Kofi spinge via il tentativo di RKO, trovo in Paradise a segno. Lo schiena, 1, 2, 3. Kofi Kingston arriva in finale con Daniel Bryan. Vogliono far credere al pubblico che Kofi possa vincere. Dunque ho un sogno nel cuore, vedere Kofi campione.
Vedi tu. SOS 1, 2, solo per due. Come il busaico, Brian. Va a segno, va a segno. Finisce qua. 1, 2. Solo contro di due! Solo contro di due! Brian incredulo! Carica un altro busaico. Trovo il paradise! 1, 2! E ora arriverà il busaico. Va a segno. Va a segno. 1, 2 e 3. Vittoria di Daniel Bryan. C'è un commento bellissimo che vorrei leggere di una certa Eleni. Chi cazzo siete è? Vestiti... Oh. Non lo so, mai sentita. Però siete vestiti tutti e tre in modo fantastico. Michael sembra il tipico russo ubriaco con la tuta dell'Adidas. Max, camicia da infermiere, ma c'è chiaramente il cosplay di, Max in... di Mike in ospedale. Sì, puoi dirlo forte, Barney. Voglio rispondere a una persona che ci chiede siete il mio sogno erotico. Perdonatemi la domanda, chi cazzo è Barbascura? Fatti una cultura e vai a vederlo invece di sparare stronzate. Bentornata ciurma, io sono il dottor Barbascura. Ex! Quindi abbiamo per scontato il turn di Shane, così? A few moments later. No! Michael, occhio. Shane aspetta l'ultimo momento decisivo e attacca nemici. La faccia del padre. Well. This was actually fun. Avremo The Miz che vince a WrestleMania. Shane lo usano sempre a WrestleMania, poi ogni tanto nell'arco dell'anno per mandare over qualcuno. Uno, due, tre. Bello. No! Vabbè dai, avremo The Miz che vince a WrestleMania. Guarda che Shane ha sempre perso. Shane lo usano sempre a WrestleMania, poi ogni tanto nell'arco dell'anno per mandare over qualcuno. What the hell? E tu pensa se mai il titolo universale andasse a SmackDown? che lo fanno blu invece che rosso. E non si riesce a capire un cazzo! Al commento Michael Cole ha sottolineato come questa sia l'ultima corsa dello Shield. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. E volevi? You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to help. Le Sky Pirates sono meravigliose, chimica pazzesca, devono diventare campionesse di coppia. E io le vedrei come ottime sfidanti in un takeover, ma non penso vincano i titoli. E io rimango dell'idea che Sasha e Bayley facciano un regno molto lungo. You just talk too much. Se posso chiedertelo perché non ti piace l'Undisputed Era, perché è proposta da schifo l'Undisputed Era. Adesso il promo è per la rivalità tra Shane McMahon e The Miz, per il Falls Count Anywhere che vedremo a WrestleMania 35, in cui giustamente The Miz otterrà la sua vittoria dopo 2 anni di sconfitte a WrestleMania. It's time to stop! Ma pensi davvero che Miz vinca fuori gimmick? Assolutamente sì, assolutamente sì. Shane non ne guadagnerebbe nulla da vincere questo incontro. Miz è stato schienato tutte le volte nei match di coppia, gli hanno menato il padre, lo hanno ridicolizzato, deve vincere. Non pretendiamo di mandare over Shane Hill nel 2019, per favore. Shane E Adam Cole potrebbe cedere, cede! Adam Cole ha ceduto, Johnny Gargano è il nuovo campione NXT! No, God!
Michael. Surprise, motherfucker. Eccomi. Ok, alla buon'ora. Bravo, ce l'hai fatta. Aspetta, aiuto, che succede? Aspetta. Happy birthday. Aspetta. Che cazzo succede? Che cosa sta succedendo? Happy birthday. Oddio. Happy birthday, caro Michael. Vado a vedere Happy in camera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. WrestleMania. Io però nelle ultime settimane ho sempre più pensato che a vincere sia Lesnar. A few moments later. Uno, due, tre. Catroia. Seth Rollins è il nuovo campione universale per la gioia del pubblico e per la disperazione di Paul Heyman. Io però nelle ultime settimane ho sempre più pensato che a vincere sia Lesnar. Oh, 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 WrestleMania. Ragazzi, il fenomenale, secondo voi vince? Io ho pronosticato Randy Orton invece. Pure io Orton. A few moments later. Phenomenal forearm. Uno, due e tre. Italy Styles. Attenzione. Porca prova! Oh mio Dio, Superplex sui materassini, però 1, 2, 3, vince Shane, vedi così. Se vincesse Shane così. Mio Dio. 1, 2, 3. Bello. No. Ha vinto Shane così. Vabbè dai, avremo The Miz che vince a WrestleMania. Shane lo usano sempre a WrestleMania, poi ogni tanto nell'arco dell'anno per mandare over qualcuno. Adesso il promo è per la rivalità tra Shane McMahon e The Miz per il Falls Count Anywhere che vedremo a WrestleMania 35, in cui giustamente The Miz otterrà la sua vittoria dopo 2 anni di sconfitte a WrestleMania. Ma pensi davvero che Miz vinca fuori gimmick? Assolutamente sì. Shane non ne guadagnerebbe nulla da vincere questo incontro. Miz è stato schienato tutte le volte nei match di coppia, gli hanno menato il padre, lo hanno ridicolizzato, deve vincere. Non pretendiamo di mandare over Shane Hill nel 2019, per favore. You are my personal dream. Pensi che l'ufficialità della relazione tra i The Man possa avere conseguenze in kayfabe, positive o negative? No, non credo. Vista la, a mio parere, puttanata della wild card, in cui Raw e SmackDown si mischiano settimanalmente, come vedresti nelle prossime Survivor Series, sempre che non ci sia TakeOver il giorno prima, un bel Raw contro SmackDown contro NXT? Non lo faranno. E ricordiamo come la WWE si è negata a fare le storyline delle Invasion, quindi non la faranno con NXT. Allora, se vincono gli Street Profits, io smetto di guardare NXT. No, non vincono gli Street Profits. Ma chi ci sta? I Forgotten Sons. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. 1, 2 e 3. Vincono gli Usos. Sono delusos. Hey, stop! Why? Get it? I always catch you fuckers watching this sick shit. This is sickening. My God! No, secondo me vince Miz. Tu dici che vince Miz? Io dico che vince The Miz. Ma ti continuo a ripetere che non vedo necessario proporre Shane con delle vittorie per andare contro Roman Reigns. E il finale opportunistico di Shane l'ha avuta a WrestleMania, non puoi farglielo riavere di nuovo.
A few minutes later. Porca puttana! No! Porca puttana! No, 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 secondo me vince Miz. Tu dici che vince Miz? Io dico che vince The Miz. Ma ti continuo a ripetere che non vedo necessario proporre Shane con delle vittorie per andare contro Roman Reigns. E il finale opportunistico di Shane l'ha avuta, adesso meno, puoi farglielo riavere di nuovo. Che cacchio succede? Chi è lei, scusi? Buonasera a tutti. Buonasera. Il nostro campione 48-14 King of Mexico. Vince. Io lo so che ci stai guardando. Copione. Copione. Lo so cosa hai fatto. Tu ti guardi le nostre live e ci copi. Guardi il mio titolo e lo copi. Fai schifo. Fai schifo. Domenica alle ore 13 sul mio canale, sulla mia pagina, avrai la prova definitiva che io sono meglio di te. Io sono meglio di te, Vince. Lo devi ammettere. E quel video. Ora dai. Ciao. Grazie per questa interferenza. Parole dure. Parole dure di un uomo davvero strano. Non ho capito. Hello. Buongiorno. Say yeah. Here we go again. Shane batte Roman Reigns nel 2019. Sì, ma ci rendiamo conto che nel 2019 Shane McMahon sta vincendo tutti i match in pay per view da 3 mesi a questa parte. Ricochet è pronto. Non credo che vinca già stasera la cintura. A few minutes later. 1, 2, 3, Ricochet è il nuovo campione degli Stati Uniti. Ricochet è pronto, non credo che vinca già stasera la cintura. Giustamente fanno notare su Twitter che ovviamente è una cosa che ha senso, ci pensiamo. Lacey Evans ha ceduto subito perché deve usare il braccio dopo. No. Che senso? No. Tra lei l'arbitro. Non penso. Approximately 10 hours later. È Lacey Evans! La Sassy Southern Belle! Lacey Evans! Non penso. You have failed me for the last time. Perché probabilmente Becky arriverà per aiutare il fidanzato. E allora, slap me, I like it now.